La sostenibilità va declinata in tanti modi. Adesso ormai è risaputo, è noto a tutti, è condiviso il fatto che è importante coniugare la crescita con la tutela dell'ambiente e delle risorse che ci consentono di vivere la nostra vita, quindi acqua, aria, suolo, terra, eccetera, eccetera. Per coniugarla dobbiamo fare delle politiche integrate. Non è possibile pensare semplicemente di fare delle politiche verticali, ma assolutamente integrate. Quindi la Regione si sta impegnando in questi anni a mettere in piedi un sistema di programmazione degli interventi e che sia in grado di fare questo, quindi di riuscire a coniugare insieme tutti i temi che possono concorrere a rendere la crescita possibile, ma tutelando l'ambiente nel quale viviamo. Nel settore della mobilità, ma ce l'abbiamo anche nella casa, perché noi abbiamo il problema di come gestire la casa in termini sostenibili. Vuol dire riuscire ad avere degli impianti termici che siano efficienti, ma riuscire anche ad usare degli impianti che siano economicamente sostenibili e quindi sfruttare le fonti rinnovabili, ma nello stesso tempo anche riqualificare il sistema edilizio in modo che possa essere più resiliente a quello che è il cambiamento climatico. Noi abbiamo tante case esistenti, il grosso del nostro patrimonio edilizio è già costruito, quindi io devo concentrare lo sforzo sulla ricostruzione dell'esistente. Il nuovo, ho già le regole che mi dicono devi costruirlo bene, efficiente, integrato con le rinnovabili, ma se io penso a tutto quello che è il patrimonio edilizio esistente, devo pensare come riqualificarlo e quindi devo formare tecnici che siano in grado di intervenire su un patrimonio esistente con soluzioni che siano all'avanguardia. Non possiamo pensare alla casa cipolla che io vado ogni giorno che cambia la norma ad aumentare l'isolamento termico, devo pensare ad usare nuovi materiali, la ricerca lo fa. La ricerca individua quelle che sono soluzioni alternative a quelli che sono i soliti materiali che sono usati nel passato. Un progetto molto importante che riguarda proprio la sostenibilità e la resilienza. Sì, un progetto che vuole diventare anche un modello da promuovere per la sostenibilità ambientale anche dei complessi monumentali. Quello della Basilica di San Francesco in Assisi è un complesso importante sia dal punto di vista della dimensione che soprattutto dal punto di vista della frequentazione che conosce. L'idea è quella di intervenire per rendere a impatto minimo, tendente allo zero, tutto ciò che si muove appunto in termini anche di consumo o comunque di utilizzo delle risorse. Ecco, appunto, in che modo? Perché non sembra facile coniugare la sostenibilità con questo flusso comunque di visitatori, di pellegrini. Faccio per macro aree. Sull'acqua abbiamo recuperato vecchie cisterne che servivano ai frati per l'irrigazione, sfruttando le acque piovane. Abbiamo rimesso in moto questo sistema. Energia stiamo efficientando l'edificio, adesso abbiamo raggiunto la classe A2 e stiamo adesso lavorando per stringere ulteriori partnership per arrivare a utilizzare energia prodotta non con fonti fossili ma da rinnovabili. Il campo dei rifiuti stiamo mettendo in atto delle strategie per differenziare, riducendo al massimo gli sprechi, questo a cominciare da quelli alimentari. Stiamo cercando di arrivare all'eliminazione della plastica per tutto ciò che è il monouso e in termini di rifiuti, dopo aver differenziato, stiamo investendo sull'organico, cioè il compostaggio e il riutilizzo e il riimpiego anche di queste che sono risorse anch'esse. Le fibre di carbonio si utilizzano già da alcuni anni in edilizia. Il primo impiego però è stato quello di confinare e di fasciare, come si dice nel gergo degli edili, colonne, pilastri e così via. Quindi lo scopo è quello proprio di rinforzare strutture esistenti, in genere in cemento armato, e quindi confinarle proprio per aumentarne le caratteristiche di resistenza e di stabilità.
specialmente in edifici danneggiati dopo un terremoto e così via. E attualmente però cominciano ad esserci già anche degli utilizzi sul nuovo, e in particolar modo i casseri in fibra di carbonio sono una novità, perché permettono di gettare una colonna, come in quello che vediamo qui appunto, con una cassaforma che è una cassaforma a perdere, quindi che rimane in opera, ma che ha quindi una duplice funzione: permette di gettare e di realizzare la colonna velocemente, con grande precisione geometrica anche, come del resto è richiesto dai progetti, e allo stesso tempo però le fibre di carbonio, quindi questo rivestimento, è un confinamento, quindi da un punto di vista statico e strutturale è utilissimo, perché migliora tantissimo le prestazioni appunto dell'elemento strutturale in opera, quindi lo irrigidisce e lo appunto migliora da un punto di vista statico. In più, nella superficie si può avere anche una finitura particolare, e quindi possono rimanere a vista anche lavorando in modo tale che abbiano anche un aspetto estetico più che piacevole. Educazione, formazione, cultura, quindi la sostenibilità passa attraverso questi tre concetti. Sì, questo è il tema fondamentale, la sfida che ci aspetta è una sfida globale. Noi abbiamo assunto come regione gli obiettivi che la comunità europea ci ha posto. Il primo obiettivo è quello della decarbonizzazione dell'economia ma anche della società. E lo stiamo facendo utilizzando tantissimi strumenti. Il primo chiaramente è quello del piano energetico, che prevede, oltre al tema della decarbonizzazione, anche il risparmio e l'efficienza energetica al 2030 al 27%, e la stessa cosa per le fonti rinnovabili, che anche qui devono coprire il 27% del consumo di energia elettrica. Ci siamo posti anche un altro obiettivo importante, che al 2050 tutta l'energia elettrica in questa regione deve essere prodotta da fonti rinnovabili. Oltre a questo abbiamo lavorato tantissimo sul tema della ricerca e dell'innovazione, che nuovamente si collega con il tema della formazione, quindi anche il tema della cultura. Il mondo dell'edilizia su che strada è? Qui c'è un tema di tecniche costruttive. C'è un tema molto importante rispetto al tema delle progettazioni, e quindi noi ci stiamo occupando di questo aspetto anche dal punto di vista proprio dei liberi professionisti, di come si progetta l'urbanistica, ma di come si progetta anche l'abitare o comunque l'azienda, e ce ne stiamo occupando anche da un punto di vista proprio di portare il nostro sistema di imprese verso un'edilizia sostenibile. La Green Economy in Emilia Romagna è un dato di fatto, perché abbiamo investito 1 miliardo di euro in questi 4 anni per avere finalmente tutto il materiale rotabile nuovo che arriverà quest'altro anno nel 2019. Abbiamo spinto sulla mobilità elettrica, perché oggi siamo tra le prime regioni in Italia, ma ancora con numeri di nicchia. Pensi che ci sono 173 colonnine di ricarica in tutto il territorio regionale. Noi abbiamo siglato un accordo con tutti gli operatori pubblici e privati per arrivare nel 2020 ad avere 2000 colonnine per la ricarica, in modo da incrementare anche la mobilità elettrica. Anche l'Istituto Professionale Edile ha messo a disposizione dei professionisti che frequentano i corsi di formazione e aggiornamento una colonnina per la ricarica delle auto elettriche. Alimentata grazie all'impianto fotovoltaico posto sul tetto dell'edificio, rappresenta una novità e denota una forte attenzione all'efficientamento energetico e all'ambiente. Presto Edilizia Sicura dedicherà uno speciale a questo nuovo impianto, con approfondimenti sulla sua costruzione, il funzionamento e tante altre informazioni utili. Per la nostra rubrica dedicata agli edifici più belli e particolari, questa settimana ci avete chiesto informazioni sulla struttura ARPA a Reykjavik in Islanda. Costruita tra il 2007 e il 2011, è alta 43 metri ed estesa a 28.000 metri quadri. Scopriamo che cosa rende strutturalmente originale questo edificio, che è principalmente una sala da concerto e un centro conferenze. Ha un guscio esterno che in un certo senso smaterializza quasi la struttura. Un'anima interna in cemento armato, quindi tutta la parte centrale e anche la hall e la sala per i concerti, quella principale, la più grande, e all'esterno appunto questo guscio fatto di una struttura in acciaio e in vetro. Le altre cose particolari dell'edificio sono che la facciata
e un bellissimo gioco di luci e di colori, dovuto proprio all'utilizzo del vetro di Croico, che è un vetro particolare con degli strati sottilissimi di ossidi che gli danno un effetto cangiante, per cui la luce che viene riflessa è sempre di colore diverso, specialmente cambiando l'angolazione. Appunto, chi usufruisce dell'edificio ha questa connessione continua con la natura esterna. In più, anche da un punto di vista tecnologico, queste finestre strane, questa facciata tutta vetrata fatta appunto per parte anche di cristalli tridimensionali, quindi sono delle forme tridimensionali di dodecaedro che riproducono un po' i cristalli di basalto che sono tra l'altro tipici in alcune zone dell'Islanda, e all'interno di queste strutture ci sono delle strisce sottilissime di LED, di luci LED, quindi, che sono nascoste e permettono di aumentare ulteriormente anche durante la sera o quando è buio, appunto, questo gioco continuo di colori, di riflessi e di sfumature continue. Qual è la costruzione più bella o più curiosa che avete mai visto? Inviateci le vostre segnalazioni, ma anche domande o curiosità, scrivendo una mail all'indirizzo ediliziasicura@edili.com. Entrata in vigore la normativa GDPR che riguarda il trattamento dei dati personali e oggi l'Europa chiede di attuare misure di sicurezza per limitarne la distribuzione illegale. Cerchiamo di capire come farvi fronte a livello informatico sia per quanto riguarda i privati che le aziende. Un'azienda che si ferma per un attacco virus oggi ha un costo elevatissimo, in quanto spese reali a fronte, come abbiamo visto negli ultimi due anni, di richieste di riscatto. I nostri dati vengono criptati e ci chiedono dei soldi per liberarli, quindi è fondamentale oggi preoccuparsi della sicurezza informatica. Lo spam è diventato rischiosissimo, riceviamo mail con link che ci portano a siti che ci fanno entrare virus nei computer, quindi formare le persone, appoggiarsi ad antivirus professionali, non viene meno montare un firewall che ormai è obbligatorio. A seguito del nuovo regolamento europeo che parla proprio di privacy, che cosa è cambiato? Cosa devono fare le aziende oggi in materia di privacy? Il regolamento europeo è come un immobile su cui era stato costruito un primo piano con le leggi precedenti, ora andiamo a costruire un secondo piano con i suoi orpelli, i suoi accessori e con qualche novità, una bella balconata magari. E si è passati da uno spirito più burocratico e prescrittivo, tipico delle vecchie leggi, a uno spirito di responsabilizzazione. In questa responsabilizzazione fa sì che ogni impresa debba analizzare la propria situazione e trovare le misure adeguate per rispondere ai rischi che corre. Nello specifico, un'azienda oggi come si deve comportare? Ma io darei due suggerimenti primari. Il primo appunto è quello di fare una mappatura dei trattamenti dei dati che svolge. Normalmente il trattamento dei dati fa riferimento, stiamo parlando di persone fisiche e quindi parliamo di clienti, parliamo di fornitori, parliamo di personale interno. Questa mappatura è una sorta di fotografia, trattiamo i clienti, ma che volume di dati abbiamo? Li mettiamo in una banca dati e li abbiamo informati correttamente? A chi trasferiamo i loro dati? E queste sono domande che ci fanno capire se noi corriamo un rischio, no? Bene, fatta questa mappatura, noi andremo a capire in funzione del grado di rischio quali siano le misure tecniche, per esempio le password piuttosto che i salvataggi, piuttosto che misure organizzative, dunque regolamento per l'uso di internet e la posta elettronica o ancora una corretta informativa al cliente, che permettono di adeguarci ai rischi che corriamo. Il suggerimento mio è quello di fare con una certa calma, con una certa consapevolezza e con una certa gradualità questi adempimenti, vorrei chiamarli quasi queste misure organizzative, per un motivo molto semplice. Il motivo è quello, direi, di carattere etico. Etico nel senso che trattiamo i dati degli altri così come vorremmo che fossero trattati i nostri. Nell'ampia offerta formativa e di aggiornamento a cura di IPLE vi segnaliamo da lunedì 3 dicembre 2018 il percorso formativo La messa in sicurezza sismica e l'isolamento termico degli edifici. Da mercoledì 12 dicembre formazione e addestramento all'utilizzo dei DPI anticaduta. Vi segnaliamo inoltre da venerdì 30 novembre il corso di consolidamento della lingua inglese General English.
Per informazioni e aggiornamenti sulle attività e corsi a cura di IPLE è consultabile il sito www.edili.com. Potete seguire l'Istituto Professionale Edile di Bologna attraverso i social e rivedere le puntate della trasmissione sul canale YouTube Edilizia Sicura.